Andiamo avanti, riprendiamo con il talent da grande. Ad essere qui con noi sarà adesso una musicista che viene da Capodorlando, ha 12 anni e frequenta il secondo istituto comprensivo Giovanni Paolo II. Accogliamola subito, lei è Roberta Corpina. Buonasera Roberta. Ti lascio subito suonare perché sarà emozionatissima, poi scambieremo due chiacchiere. Cosa ci fai, insomma, un pezzo di Beethoven, Sonatina in Sol. Roberta Corpina. Roberta, bravissima. Emozionatissima la nostra Roberta, vieni qui. Allora, Roberta, ringraziamo la tua insegnante che si chiama? Sara Zagarella. Sara. Ok, e tu vieni da Capodorlando, Giovanni Paolo II. Che classe frequenti? La seconda C. Anche tu indirizzo musicale, quindi veramente molto bello. Cioè, che sono belle queste scuole, infatti, veramente assurdo. Una volta noi, insomma, avevamo delle passioni che magari non potevamo portare avanti. Conservatorio, Maria, adesso, o Palermo, Messina, infatti, viaggi, ti immagini, bambini. Adesso anche loro già dalle scuole medie hanno la possibilità di suonare non solo la diamonica, mi ricordo io, ma sì, proprio il pianoforte, la chitarra. O il flauto, c'era la diamonica o il flauto, quindi non potevi andare oltre lì. Benissimo, grazie, grazie a tesoro Roberta. Grazie. Maria, io ci tenevo, se posso, ringraziare ovviamente tutti i collaboratori, in particolare vabbè Beniamino, che è stato veramente squisito, con la sua associazione, grazie sì. Beniamino. Grazie. E soprattutto Nino, non l'abbiamo citato, veramente mi vergogno, ma ringrazio tantissimo Nino perché ci ha aiutati anche insomma con gli strumenti musicali, grazie tantissimo, grazie Nino. E un bacione va anche a Lucio Volo che dov'è? Anche oggi lui non c'è, non no, l'ho è visto. Lì nascosto perché non si vuole fare vedere, ah, però ecco, guarda, ecco, nell'ultima puntata, nella finalissima deve essere con per noi. Forza. Lo prendiamo per i capelli a Lucio. Per forza. Peccato che non ce li ha, ora ci ammazzerà poi dopo questa battutaccia, proprio Lucio non mi parlerà più. Andiamo avanti, presenta tu la prossima cantante. Sì, e ci tengo a presentarla io, lei viene da Acque Dolci. Ha 10 anni, sì, 10 anni, e devo dire che quando l'ho sentita alle selezioni mi ha impressionato il suo timbro vocale. Lei tra l'altro era indecisa perché è l'eterna indecisa, lei si chiama Asia. E non so, e faccio questa, e faccio quell'altra, faccio. Allora, Asia, fai questa e basta. E non se ne parla più. Oh. Asia Miceli! Vieni Asia! Che poi dovete sapere una cosa di Asia. Allora, lei è come Superman con la criptonite.
cioè si spegne, lei si spegne col microfono, nel senso che sta ferma. Appena tu le togli il microfono dalle mani, cioè non la fermi più, fa qualsiasi, si arrampica sulle lade. Oh, ma che fai? Sì, 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 c'era il pianoforte di Lalera, suonava, cantava, ballava, tutto lei, tutto, tutto, tutto. Poi le metti il microfono, guarda come sta, quieta, sembra un cagnolino quando le metti il guinzaglio. Ah sì, questo è il tuo momento, eh? E questo è il tuo momento, tu cosa ci canti? Due respiri. Due respiri di Chiara, giusto? Sì. Perfetto. Asia Miceli! Bravissima anche tu. Grazie. Hai visto? Grazie. Questa è Asia. Si è svegliata Asia. Ormai l'emozione è passata, ecco qui. Dammi un bacio. Ciao tesoro. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Il prossimo artista è un musicista. Un musicista, e poi tra l'altro è l'ultimo concorrente proprio della serata, emozionatissimo, quindi insomma stiamogli vicino con la vostra partecipazione.
Lui viene da Capo d'Orlando, ha 13 anni e suona la chitarra da appena 2 anni con il nostro carissimo amico Pippo Crimi, che salutiamo. Ciao Pippo! Grazie! Lui si chiama Stefano Lupica! Allora, Stefano ci porta cosa? Un brano? Bonox Billy? Ah, ok, un altro Girl dei Beatles. Ok, Girl dei Beatles. Stefano Lupica. Stefano, è andata tranquillo, benissimo anche per te. Un ringraziamento per essere stato qui con noi da parte, ecco, dei commercianti qui di Santo Stefano di Camastra. Vieni Maria, attenta io alle quasi trappole. Quasi, guarda, un pensierino sì. Qua ce lo farei. Ah, che comodi, guarda queste scarpe, che dolore ai piedi, non vi posso dire. Ma io ci rimango così. Allora, giuria. Presentiamo, sì, adesso siamo arrivati, ci siamo. Presidente Alberto Visalli. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Maria. Che dire, facciamo subito una rima. La difficoltà è data dalla varietà, perché non è stato semplice dare un giudizio visto proprio la diversità di genere, dal ballo al canto, al teatro, però certamente quello che abbiamo notato è lo spessore artistico di questi ragazzi, e questo quindi è merito soprattutto di coloro che li hanno preparati, quindi un applauso. Infatti, penso farei un a applauso. Tutti. Grazie a tutti i maestri di canto, di musica, di recitazione che ci sono, perché poi grazie proprio a loro che noi possiamo fare queste manifestazioni, grazie. Veramente sì. Ognuno di questi piccoli artisti ci ha stupito, chi per una cosa, chi per un altro. Però io, visto che ho la possibilità di parlare, chiedo al pubblico un applauso per Maria, perché lei chiede applausi, ma per lei un applauso per Maria. E uno grazie. Per Walter anche, dai, per la par condicio. Grazie, solo grazie per questo, Alberto, per la par condicio. Grazie a voi, grazie. Sempre, grazie. Passiamo adesso la parola a Nino Torcivia. Assessore. Buonasera a tutti, io volevo innanzitutto complimentarmi con tutti quanti si sono esibiti, augurandogli veramente di cuore, dico, un grosso in bocca al lupo. Poi volevo fare anche un applauso a Maria, perché mi ha assillato di telefonate ai fini che potevamo, dico, lo diciamo Nino, lo strutturalmente, diciamo. Strutturalmente, dico,
il palco. Grazie a tutti. Nino, ecco le tavole, che fine hanno fatto le tue tavole? Una semplice tavola di carpenteria ha fatto arredo. Grazie. Okay. Viva l'ingegnere. Io accanto a te vorrei passare un attimino il microfono a Claudia, che lei già dice no, no, dai. Perché per te, cioè io parlo con te, ma è come se parlassi con Matteo, con il nostro Matteo Napoli, assessore anche lui, che ci è stato veramente vicino. Non è qui perché è fuori sede, ci sei tu a rappresentarlo. E anche tu hai fatto dei salti mortali, diciamo queste piante dove le abbiamo prese, Claudia? Dalla fioreria di Giusi, io adesso non mi ricordo il cognome, John e Garden mi pare che sia. Ma come sono arrivate qui? Con la macchina. Con la sua macchina. Cioè con io veramente, quello che ho apprezzato dal paese di Santo Stefano di Camastra è stato questo calore. Da questo parte, spirito... Sì, questo è uno spirito proprio, di collaborazione. Vero, vero. Cioè, grazie Santo Stefano! Grazie. Allora, ricomponiamoci. Presidenti, giuria demoscopica e tecnica, avete le schede, quindi vi potete riunire e fare i conficini. Noi intanto abbiamo un ospite. È ritornato a trovarci un piccolino terribile, ma è dolcissimo, è simpatico, c'è tipo le simpatiche canaglie. Sì, sì. Mi metto a posto dei genitori. Un applauso, ecco là papà Gullo. Vai Adriano, inquadra papà Gullo e mamma Gullo. Grazie, grazie per aver portato il vostro tesorino qui al nostro talent, perché... E tra l'altro lui ha già le idee chiarissime. Sì, sì. Perché lui, parlando sì, dietro le quinte, sì, io sì, voglio sì, diventare il prossimo Fred Buscaglione. Ma ha proprio detto così, il sì, prossimo E Fred si presenta da solo lui. Sì, 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 proprio... Infatti io me ne vado, perché ha cercato a Walter, ha detto Walter, ecco Alberto, visto? Ha detto Walter, io voglio essere presentato da te. Quindi io me ne vado. Ciao. Allora, facciamo entrare il nostro Pierangelo Gullo. Vieni Pierangelo. Allora, Fred, how are you, Fred? Come stai tu? Io male. E perché stai male tu? Perché? E dimmi perché, why? Non lo so. Non lo sai? Sai perché? E dimmelo, ya. Perché ho visto te. Addirittura. Ah, e così tu hai visto me, stai male? Ti cercava, Walter. Ah, ho capito. E come posso farti stare meglio? Ti devo fare un'offerta che non potrai rifiutare. Ah. E allora cosa devo fare? Me ne devo andare? Ah. Insomma, che fare, Piera? E chi li taglio? Pierangelo Gullo! Bambola. Mi trovavo per la strada circa l'1:33, la notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quadrito sopra il mammifero modello 103. Che bambola! Tempivo un bel vestito di magnifico la me. Era un cupolo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe un po' tento già di a me. Che bambola! Ehi, 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 le rido piccola. Dai, 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 non fai la stupida. Sai, 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 io sono volubile. Se non mi baci subito, tu perdi l'occasione. Le si volte un po' per scuola come fossi una stagione. Non ti metto per il guardia come raggiungere il campion. Si te da sette di sinistro alla piccola dell'avion. Che sventola! Che notte quella notte! Se ci penso mi sento le ossa rotte. Aspettavo quella bionda che per bene non si parla. L'amichetta tutta curva del capoccio a Milka. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento lo sapete, sto rischiando.
ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia e spunta la ci sei. Bucca la testa, Jack Bidone, il capito lì per i bar. Mentre sotto il campione se la spazza Bill Carr. Che notte quella notte. Mi ricordo di Stefa Scegarotte. Ho un sinistro da quintale, di il testo vi dirò. Solo un altro ce l'ho uguale, ma l'ho messo a capo. Con te? Per me. Non ci interessa proprio. Amore mio, sei stato bravissimo, complimenti, in bocca al lupo per il tuo futuro, veramente sei stato straordinario, hai molta grinta, c'è una forza della natura. Se le premesse sono queste, Maria, infatti, devo dire che... Infatti, e hai 8 anni, quanto hai? Quanti anni hai? 8. 8 anni, ed è così ad 8 anni, quindi insomma chissà cosa sarà Enzo più avanti, da grande, quando sarà grande. Amore, un bacione, ti auguriamo una buona serata, anzi adesso vai a ninna perché è tardissimo, ok? Quindi buonanotte, vai subito a dormire. Ma come no? I genitori sono là che aspettano te e tu dici di no? Vado a mangiare. Ecco, giusto. Ancora devo andare a mangiare. Grandissimo! Grazie, Pierangelo. Batti 5. Ci fai un saluto? Ai telespettatori di Onda TV, un saluto a modo di Pierangelo Gullo. Guarda, la camera è lì. Ciao. Spontaneo, ciao. Spontaneo, Pierangelo. Ciao, e questo è il tuo saluto. Ok. Grazie, ciao, Pierangelo Gullo. Maria, anche oggi sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, adesso aspettiamo la nostra giuria, mi sa che sta arrivando. E sì, la giuria ormai si è espressa, abbiamo i presidenti che stanno arrivando, sono dietro le quinte con le schede, vediamo questi risultati, eccoli qui, Nino Torcivia e Alberto Visalli. Venite, venite, vediamo Alberto, grazie. Allora, compito arduo, vero Alberto? Difficile, sì, difficile come dicevo poc'anzi appunto per la varietà delle varie esibizioni. Però Maria, tu mi hai presentato come un amante della lettura, ricordi? Io volevo lanciare un piccolo aforismo a questa serata, proprio a conclusione di questa puntata. Ognuno di noi ha un talento e fra l'altro l'autore di questo aforismo è un anonimo, quindi possiamo farlo nostro. E si dice, immaginate una foresta come sarebbe triste e silenziosa se a cantare fossero solo gli uccellini più intonati, più bravi. Quindi ognuno ha un talento,
Maria, coltivi talento, continua a coltivare talenti nei ragazzi, perché certamente è qualcosa di splendido. Complimenti veramente per la trasmissione. Grazie. Assessore Torcivia. E allora è stato dura. È stata molto dura, però dico un grosso ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale. Scusate l'emozione, ma non sono abituato a parlare. È difficile. Comunque un ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale, e augurando veramente un grande in bocca al lupo a tutti questi nuovi talenti. Grazie. Un ringraziamento va da parte nostra di tutto il cast di Da Grande, perché siete stati straordinari e anche tu hai dato la tua parte. Speriamo che la prossima edizione potremo mettere ancora una volta il nostro teatro a vostra grazie, disposizione. Grazie, con grazie piacere. Grazie. Allora Walter, ci siamo, a te. A me l'ardua sentenza. L'onore e l'onere, ecco qui. Esatto. Ragazzi, quindi io qui c'ho i nominativi, come diceva sì. Il presidente Alberto, non è stato facile, ed è vero, immagino. Quindi i voti, Alberto, sono stati veramente vicinissimi tra di loro, quindi veramente... Molto, molto vicini, addirittura uno o due punteggi, ecco, di differenza, quindi proprio... Proprio al limite, quindi chissà che magari tra questi uno o due punti non ci sarà qualche ripescaggio, attenzione. Chi lo sa. Le sorprese non finiscono. Quindi io mi accingo ad annunciarvi i tre finalisti di oggi, che sono Claudio D'Amico. Vieni Claudio. Claudio D'Amico da Messina, il nostro piccolo attore. Dove sei Claudio? Eccolo, vieni tesoro, vieni. Eccolo. Bravo Claudio. Wow, batti 5. Ancora abbiamo per la categoria cantanti Serena Perdichizzi. Vieni Serena. Perdichizzi da Barcellona Pozzo di Gotto. Bravissima tesoro. E infine Agnese Corica. Un applauso fortissimo per Agnese Corica. Vieni Agnese. Bravissima. La ballerina che viene da Brollo. Eccoci. Stiamo ricomponendo dei tasselli per la finale. Ci siamo quasi, Contenti? Passiamo il microfono, vediamo un po' cosa ci dicono. Fai parlare un po' Agnese. Allora, Claudio, parla tu. Un'impressione, come è andata, come ti senti? Dicci tu qualcosa. Guarda, sì, la camera è lì. Mi sento in un modo stranissimo. Non so proprio che dire. Sei stato bravissimo, te lo diciamo noi, va bene? Agnese. Ringrazio la giuria intanto per questi... Guarda, giriamoci là. Grazie mille, sono contentissima. A mio parere vorrei fare i complimenti anche a tutti gli altri partecipanti, perché pensavo che siamo stati tutti... Brava Agnese! Brava. Bravissimi, brava. Ce lo meritavamo tutti. Guarda, detto da una concorrente, secondo me è bellissimo quello che hai fatto. Il tuo gesto vale doppio. Bravissima Serena, davvero. Questo deve essere lo spirito. Io sono d'accordo con lei e sono... felice. Brava Serena. Grandi i nostri ragazzi. Grazie pubblico, grazie giuria, grazie Alberto, grazie Nino. Grazie a te Walter. Salutiamo la signora di qua accanto. Ah, tu ti sei perso un pezzo, ecco, poi ti racconto perché è successo, sì, abbiamo ricevuto una Anciulina, visita. Sì, sì, io e Rachele salutiamo la signora Anciulina che è qua proprio perché aspetta il nostro saluto, ecco perché deve andare a dormire. Vi ringraziamo, l'appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Sì, ragazzi. Non perdetevi la finalissima. Buonanotte a tutti! Ciao, da grande! Da grande, se ci pensi sarai da grande. Quei momenti che mi hanno
Instagram.